Nel 1929, durante i lavori che resero il palazzo di Topkapi a Istanbul un museo, venne ritrovata una strana mappa datata 1513. La sua particolarità è quella di raffigurare non solo parte del continente americano meridionale, all'epoca scoperto solo da pochi anni, ma soprattutto la costa dell'Antartide, secoli prima che l'uomo vi mettesse piede e dimostrarla priva di ghiacci, una condizione risalente a oltre 6.000 anni fa. L'intera mappa, inoltre, sembrerebbe frutto di tecniche rappresentative fuori dal tempo, consentendo l'individuazione accurata di fiumi, montagne e laghi. Come è stato possibile per un cartografo del 1500 disegnare una simile mappa con quell'incredibile precisione? E come ha fatto a sapere la posizione del continente antartico, per lo più senza tracce di ghiaccio? Beh, è un mistero che indagheremo oggi insieme a Strane Storie. Forma più semplice di carta geografica, scrive Italo Calvino in Collezione di Sabbia, non è quella che ci appare oggi come la più naturale, cioè la mappa che rappresenta la superficie del suolo come vista da un occhio extraterrestre. Il primo bisogno di fissare sulla carta i luoghi è legato al viaggio, è il promemoria della successione delle tappe, il tracciato di un percorso. La carta geografica, anche se statica, presuppone un'idea narrativa, è concepita in funzione di un itinerario, è Odissea. Odissea, dice Calvino, e la parola diventa simbolo di tutto quello che sono le mappe, con il loro carico di ricerca, di rivelazione e di avventura. Così come esiste una mappa Iliade, pianta di città grandi o piccole, che danno l'idea di confini accerchiati, di luoghi chiusi e delimitati, esiste anche una mappa Odissea, i cui limiti sono quelli del mondo e il respiro è quello ampio dei grandi viaggi di scoperta. Ecco, questa era la cartografia antica, un viaggio di scoperta emozionante e pericolosa, un hic sunt racones che andava pian piano assottigliandosi nel corso dei secoli. Le mappe, quella delicata matematica del viaggiare di cui parlava Sergio Solmi, sono il fascino dell'esplorazione e quindi cosa può mai esserci di più intrigante di una mappa che non dovrebbe esistere? Perché quella di Ahmed Muhyiddin Piri, più noto come Piri Reis, è proprio una di queste. Una mappa che mostra luoghi appena scoperti e accanto a essi qualcosa di incredibile, terre ancora sconosciute, magari solo teorizzate eppure mai raggiunte dall'uomo. La raffigurazione dell'ammiraglio turco Piri, la parola Reis indica infatti un grado militare dell'impero ottomano, è straordinariamente dettagliata e mostra elementi che, a detta di molti, nessun uomo a quell'epoca avrebbe potuto disegnare. Come avesse accesso a una visuale aerea o a un posto d'osservazione a migliaia di metri d'altezza, già questa è una cosa che lascia sbalorditi, Piri Reis costruisce una mappa che si spinge in un oltre ancora da scoprire e lo fa senza l'ausilio delle moderne coordinate geografiche. Eppure era il 1500. Come avrebbe potuto un uomo di quell'epoca, seppur valente e intelligente, tracciare la posizione e la forma di un continente che sarebbe stato scoperto solo 300 anni dopo, tenendo conto che le sue coste erano coperte da una coltre glaciale già da migliaia di anni prima della nascita di Cristo? E come si spiega il fatto che esistano anche altre mappe simili, come quelle di Orontius Fineus e di Philippe Bouache, considerate da alcuni scrittori e ricercatori ulteriori prove che l'Antartide era già conosciuta secoli prima della sua effettiva esplorazione? Bentrovati, naviganti del mistero e dell'insolito, io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a questo nuovo episodio di Strane Storie, la mia serie che ogni settimana ci porta a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità enigmi e credenze ai confini del reale. Se volete unirvi agli altri naviganti per scoprire i segreti del mio mestiere, imparare a vostra volta a indagare i misteri e a ragionare come scienziati, come dice il titolo del mio nuovo libro, per esempio,
Ecco, se volete magari collaborare anche con me, avere l'occasione di vederci di persona e magari seguire il mio corso di psicologia dell'insolito, ha una quota speciale, ve lo dico, ribassata proprio oggi in occasione del Black Friday. Ecco, più avanti vi spiegherò come fare. Per il momento torniamo a dispiegare sul tavolo la splendida mappa di Piri Reis, perché il viaggio è solo all'inizio. Nel 1929 il bellissimo palazzo di Topkapi a Istanbul era oggetto di grossi restauri. Eretto da Maometto II nel 1459, residenza del sultano, centro amministrativo del grande impero ottomano, lo Yenisarai, il nuovo palazzo imperiale, conosciuto anche come Gran Serraglio, subì diverse modifiche nel corso dei secoli e nel 1985 venne dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Nel 1929, appunto, durante i lavori per l'apertura del nuovo museo, il teologo tedesco Gustav Adolf Deismann, responsabile della catalogazione della biblioteca, trovò tra le carte che stava inventariando una pergamena, disegnata su pelle di gazzella trattata e colorata ad acquarello. Era parte di una carta più grande e a mancare è probabilmente l'intera parte orientale, perché quella che Deismann si trovò fra le mani era infatti una mappa datata anno islamico 919, che corrisponde al nostro 1513, e raffigura l'oceano Atlantico, le coste occidentali dell'Europa e dell'Africa e del Sud America. La firma è quella dell'ammiraglio turco Piri Reis, navigatore, cartografo e geografo ottomano, autore del famoso Kitab i Baraye, il libro della marina, portolano del Mediterraneo, completato nel 1521. Ecco, se fosse tutto qui, naturalmente, saremmo di fronte semplicemente a una bellissima mappa o parte di una mappa di un'epoca splendida, difficile e rivoluzionaria, ma comunque nulla più di un'opera cartografica. Sì, perché la mappa di Piri Reis mette in mostra qualcosa di più, un enigma su cui molti hanno parlato e teorizzato, qualcosa che sostanzialmente non dovrebbe esserci. Vicino alla raffigurazione del Sud America, quasi una prosecuzione dello stesso, appare la rappresentazione incredibilmente precisa dell'Antartide, così come apparirebbe se fosse libera dai ghiacci. Insomma, un continente antartico preglaciazione, quindi non solo qualcosa che all'epoca non era ancora stato scoperto, no, l'Antartide, ma addirittura in una condizione risalente a migliaia di anni fa. Una scoperta incredibile, soprattutto se contestualizziamo la sua creazione. La più antica mappa su cui compaiono le coste dell'America orientale, scoperta da Cristoforo Colombo nel 1492, è quella del 1502, 10 anni dopo, disegnata a mano su un pezzo di pelle da Alberto Cantino, agente di Ercole I d'Este, duca di Ferrara, oggi conservata presso la Biblioteca Estense di Modena. L'area, in mezzo all'Atlantico, battezzata come Terra del Re del Portogallo, è in realtà la prima rappresentazione dell'isola di Terranova e del Labrador. Una mappa quasi contemporanea, disegnata probabilmente nel 1505, è quella del cartografo genovese Niccolò Caveri, che non solo ritrae gli stessi profili di quella di Cantino, ma aggiunge anche numerosi dettagli relativi alla costa dell'America del Sud, basati sulle allora recentissime spedizioni di Amerigo Vespucci e di Fernando de Noronha. Considerate che questi due documenti erano importanti per i navigatori del tempo, commercianti, esploratori che fossero, rappresentando fondamentalmente tutto il mondo conosciuto in Occidente fino al 1504, se si dà per buona la datazione del planisfero di Caveri. Quando la mappa di Piri Reis vide la luce nel 1513 nella sua interezza, non dimentichiamoci che a noi è solo arrivata un terzo, forse la metà, dell'estensione originaria, era destinata come offerta al sultano ottomano Solimano il Magnifico, a cui venne effettivamente presentata nel 1517, subendo probabilmente alcuni ritocchi minori successivamente al 1519. Composta dall'umile Pir, figlio di Haji Mehmet, recita una scritta presente sulla mappa. Noto come nipote per parte di padre di Kemal Reis, possa Dio perdonarli, nella città di Gallipoli, nel mese del sacro Muharram, nell'anno 919.
L'autore, nelle numerose note scritte ai margini della mappa, afferma che la carta venne redatta a partire da 20 carte più antiche e 8 mappamondi, aggiungendo di essersi basato anche su di una delle mappe di Cristoforo Colombo. Oltre a questo, è molto probabile che l'ammiraglio Piri si sia servito dei resoconti degli esploratori del Nuovo Mondo, soprattutto i portoghesi, viste le molte citazioni nelle note sulla mappa, note trascritte dallo studioso turco Yusuf Akara nel 1935, nel saggio Piri Reis Haritasi, e poi ripubblicate da Haiza Fefinav nel 1954 nel libro The Oldest Map of America. Eppure, il lavoro di Piri Reis è diverso, una vera mappa dell'altrove, che secondo autori come lo scozzese Graham Hancock, autore di Impronte degli Dèi, i giornalisti francesi Louis Pauvel e Jacques Bergier, i due del Mattino dei Maghi, fino a una nostra vecchia conoscenza, lo scrittore svizzero Erich von Däniken, nessun uomo all'epoca avrebbe potuto disegnare. Ma la mappa è qui, a dispetto di tutto quello che non potrebbe raffigurare, con il suo carico di domande e misteri. Chi quelle domande e quei misteri ha deciso di affrontarli sulla scia di teorie audaci e impegnative, come hanno fatto per l'appunto von Däniken e Hancock, si è trovato a dover valutare un fattore importante. Come ha fatto Piri Reis a disegnare con tanta apparente accuratezza continenti scoperti solo in parte o del tutto sconosciuti? Rendendosi conto che le conoscenze scientifiche dell'epoca non avrebbero permesso una simile corrispondenza con la realtà, e sostenendo che la raffigurazione del continente antartico sarebbe estremamente precisa, con indicazioni di fiumi, laghi e montagne, allora la risposta non può che essere una sola. La redazione di quell'antichissimo modello cartografico sarebbe avvenuta almeno 15.000 anni fa, prima che i ghiacci ricoprissero il continente australe, e questa rilevazione sarebbe stata possibile solo utilizzando satelliti sospesi ad altissima quota, probabilmente sopra l'Egitto. Entra in gioco a questo punto la possibilità che si tratti di aerei o astronavi extraterrestri, comunque qualcosa che concedesse al cartografo o a chiunque altro una visione spaziale considerevole. Secondo Erich von Däniken, una simile precisione si sarebbe potuta ottenere, aperte virgolette, soltanto con l'ausilio di osservazioni e rilevamenti aerofotografici e solo dal confronto con moderne riprese fotografiche del globo terrestre eseguite dal satellite sarebbe risultato che gli originali delle carte di Piri Reis dovettero essere delle riprese aeree da grande altezza. Chiuse le virgolette. Ma non c'è solo il suo libro Chariots of the Gods, edito in Italia con il titolo Gli extraterrestri torneranno, a parlarne. Nel 1966, quindi prima, Charles Hapgood, storico, professore in diversi college statunitensi, pubblicò Maps of the Ancient Sea Kings, il lavoro che diede origine all'idea che le mappe misteriose, come quella dell'ammiraglio turco, rappresentino l'Antartide con secoli di anticipo rispetto alla sua scoperta ufficiale, sebbene lo stesso Hapgood si dichiarò ispirato dalle idee del capitano Erlington Mallory, autore di Lost America, The Story of Iron Age Civilization Prior to Columbus del 1951. Il professore sostiene che migliaia di anni avanti Cristo esistessero civiltà preistoriche evolute con tecnologia avanzata che consentiva navigazione su lunghe rotte e il volo. Tra le fonti utilizzate da Piri Reis dovevano quindi esserci mappe o resoconti risalenti a quegli antichissimi tempi. È chiaro che gli antichi navigatori viaggiarono da polo a polo, scrive Hapgood. Anche se appare incredibile, l'evidenza tuttavia indica che alcuni popoli antichi esplorarono l'Antartide quando le sue coste erano libere dal ghiaccio. È anche chiaro che essi avevano strumenti di navigazione per determinare accuratamente la longitudine, cosa che era lontana dall'essere posseduta dalle popolazioni dell'antico Medioevo o dei tempi moderni, fino alla seconda metà del XVIII secolo. Questa prova di una tecnologia perduta, continua sempre nel suo libro, supporta e dà credito a molte delle altre ipotesi che sono state formulate riguardo a una perduta civiltà esistente nei tempi remoti. Gli studiosi sono stati abili a respingere molte di queste prove come pura mitologia, ma qui
abbiamo fatti che non possono essere respinti, continua sempre Hapgood. L'evidenza richiede che tutte le prove che sono state portate avanti in passato dovrebbero essere riesaminate con una mentalità più aperta. Fine della citazione. Da qui a coinvolgere la civiltà perduta più famosa della storia, ne abbiamo parlato anche in altri video, insomma, il passo è breve, ma non è ancora il momento di tirare in ballo Atlantide. Lasciamola solo per un attimo in disparte. Continuiamo invece a esaminare ciò che dicono i sostenitori dell'ipotesi antartica e torniamo alla mappa. Come già detto, l'estremità inferiore della pergamena di Piri Reis viene identificata con l'Antartide. Molti affermano, soprattutto, che sia addirittura possibile riconoscervi la costa della principessa Marta, parte della terra della regina Maud, una porzione di Antartide rivendicata dalla Norvegia e altri territori del continente che sarebbero stati esplorati solo secoli dopo. Gli autori che sostengono questa teoria, Hancock compreso, avvalorano le affermazioni di Charles Hapgood e del tenente colonnello Harold Holmeyer dell'aeronautica statunitense, secondo cui i particolari geografici che compaiono nella parte inferiore della mappa concordano notevolmente con i risultati del profilo sismico rilevati dalla spedizione svedese, inglese e norvegese del 1949. Holmeyer si riferisce alla prima spedizione di un team internazionale di scienziati in Antartide, guidata da John Sheldrop Jiver. Da notare anche un altro elemento, sempre nella parte inferiore della mappa. Un arcipelago con un'isola più grande delle altre, che parrebbe trattarsi di una primitiva rappresentazione delle isole Falkland. Ciò che appare strano, anche in questo caso, è che il piccolo arcipelago venne ufficialmente scoperto nel 1592, con l'annotazione sulle carte nautiche da parte dell'esploratore John Davis. Insomma, seguendo determinate visioni si aprono interrogativi estremamente affascinanti che sembrano ricondurre all'ipotesi di una civiltà evoluta di millenni precedenti alle grandi esplorazioni del 1400 e del 1500. Ma se questa civiltà, in fondo, non fosse mai del tutto scomparsa, se riposasse sotto il ghiaccio? Quando si parla di civiltà perduta, prima o poi si arriva immancabilmente alla fantastica ma pur sempre solita Atlantide, ne abbiamo parlato già in alcuni video. L'isola leggendaria entra nella storia della mappa di Piri Reis, diciamo, da un'entrata secondaria. Tutto inizia a metà degli anni 50 con l'osservazione di un cartografo studioso di mappe antiche, il capitano della marina americana Erlington Mallory, che esaminando la mappa dell'ammiraglio turco rimase colpito dal lembo di terra raffigurato all'estremo sud della carta, convincendosi che rappresentasse la costa dell'Antartide libera dal ghiaccio. Ma a rendere esplosiva questa ipotesi furono le successive osservazioni del professor Hapgood, secondo cui la precisione della longitudine sulla mappa di Piri Reis non si poteva spiegare sulla base della scienza cinquecentesca della navigazione. In particolare, come abbiamo già detto, Hapgood vide una concordanza sorprendente con il profilo sismico della terra della regina Maud nell'Antartide, rilevato però solo nel 1954 attraverso sondaggi sismici. Ne conseguiva che la mappa si doveva basare su carte più antiche realizzate da viaggiatori di una civiltà sconosciuta ma progredita, esistita prima dell'era glaciale. Chi ipotizzò per la prima volta che questa civiltà sconosciuta fosse Atlantide non furono però scrittori come i coniugi Rand e Rose Flemmath o Graham Hancock, che negli anni 90 dedicarono a questa idea libri molto venduti, bensì un ingegnere italiano, Flavio Barbiero, che sull'argomento scrisse nel 1974 il libro Una civiltà sotto ghiaccio. La sua teoria parte dal presupposto che circa 12.000 anni fa la Terra fosse inclinata diversamente da come è oggi e la conseguenza fosse la mancanza delle stagioni, risultato del fatto che la Terra è inclinata sul proprio asse di rotazione e quindi si espone in maniera diversa all'irraggiamento solare. A seconda della posizione in cui si trova la Terra nel corso dell'anno, dunque, un emisfero può essere più o meno esposto al Sole. Nell'ipotesi di Barbiero, invece, l'esposizione al Sole in una data porzione del pianeta sarebbe stata costante durante tutto l'anno. L'equatore sarebbe stato perennemente esposto alla massima insolazione, mentre ai poli il Sole sarebbe rimasto fisso all'orizzonte.
In una simile condizione, Alaska e Siberia, così come l'Antartide, erano prive di ghiaccio e il loro clima era mite, a differenza del gelo che regnava su Europa e America nord-occidentale. Nell'Antartide, in particolare, fioriva una civiltà marinara molto evoluta, mentre nel resto del mondo l'uomo era ancora all'età della pietra. Naturalmente stiamo parlando di Atlantide, che circa 10.000 anni fa venne quasi annientata da una catastrofe naturale, provocata da un asteroide o da una cometa. Abbiamo già trattato, come dicevo, ampiamente della sua storia in un doppio video. Barbiero però sostiene che la catastrofe provocò una serie di trasformazioni globali istantanee che portarono alla grande glaciazione. Il raffreddamento fu talmente veloce da cogliere di sorpresa i grandi mammut che pascolavano per la Siberia, come dimostrerebbe il fatto che nello stomaco di un esemplare ritrovato c'erano ancora i resti dell'ultimo pasto di erbe delle zone temperate. Si era congelato senza aver avuto il tempo di decomporsi. Ma l'effetto più devastante fu l'onda ciclopica provocata dall'impatto del bolide, un'onda che avrebbe travolto tutte le terre, compresa Atlantide e Antartide. Solo grazie alle sue flotte di imponenti navi, parte della popolazione riuscì a mettersi in salvo e a raggiungere l'America, l'Africa e l'Asia. Sull'isola madre, intanto, prese a nevicare per settimane, forse mesi, finché una coltre gelata, spessa decine di metri, seppellì definitivamente Atlantide. I superstiti, sparpagliati per il mondo, iniziarono a interagire con gli uomini paleolitici, insegnando loro a coltivare i campi e dando una forte accelerazione allo sviluppo della civiltà, originando l'età neolitica. Una bellissima storia, ma quali prove porta l'ingegnere italiano a sostegno di questa tesi? Beh, in primis la scomparsa di decine di specie animali che 12.000 anni fa popolavano l'emisfero settentrionale della costa atlantica europea, fino a quella americana. Che cosa, se non un'improvvisa glaciazione, giunta nel giro di pochi giorni in seguito al subitaneo spostamento del Polo Nord, avrebbe potuto provocare una simile ecatombe? In secondo luogo, le importanti somiglianze tra le leggende dei popoli di tutto il mondo, dove c'è sempre un diluvio che travolge il mondo e poi qualcuno che viene dal mare e insegna a coltivare la terra. Queste leggende sarebbero la prova che il ricordo dei fenomeni seguiti al cambiamento di asse della terra è rimasto profondamente radicato nella memoria dei popoli. A questo punto Atlantide deve corrispondere all'Antartide, quasi per esclusione. In nessun altro posto sono stati trovati resti archeologici, osserva sempre Barbiero nel suo libro. Una civiltà del genere, in Europa per esempio, li avrebbe lasciati per forza. Dunque, se Atlantide è esistita e non ne sono state trovate tracce, come infatti è vero, non può che nascondersi in un luogo ancora ampiamente inesplorato, come l'Antartide. Barbiero sostiene inoltre che tutti i planisferi anteriori alla scoperta dell'America sono in realtà carte manipolate dell'Antartide. Tutti i popoli antichi concepivano il mondo come una grande isola pressoché circolare, circondata dall'oceano. E questo a sua volta da lontane terre irraggiungibili e misteriose. E qui torniamo a Peary Race, la cui mappa riprodurrebbe il profilo dell'Antartide, o meglio dell'Atlantide, non ancora sotto ghiaccio. L'uomo che l'ha sognata l'ha anche fatta scomparire, diceva Aristotele. E dopo tutto questo, dopo le prove che accompagnano le parole di Barbiero, dopo le teorie degli altri autori, dopo aver appurato che effettivamente la mappa di Peary Race mostra qualcosa che non dovrebbe esserci, possiamo proclamare il mistero risolto con una soluzione scomoda e incredibile? Per rispondere alla domanda è interessante iniziare da un breve commento di Mario Tozzi, l'amico geologo e primo ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche presso il Dipartimento di Scienze della Terra alla Sapienza di Roma. Alcuni oggetti geografici sono rappresentati sulla carta in modo sostanzialmente poco difforme rispetto alla realtà, come il Rio della Plata, mai rappresentato prima, dice per esempio Tozzi. Altri invece risultano erroneamente rappresentati per posizione, dimensioni o forma, come il Rio delle Amazzoni, che compare due volte
o i Caraibi, di cui è sbagliata la scala e l'orientazione della gran parte delle isole. L'isola Hispaniola, che racchiude Haiti e Repubblica Dominicana, viene grossolanamente confusa con Cuba ed è orientata secondo la direzione nord-sud e non est-ovest come in realtà. Se c'è un fatto straordinario, dunque, è che l'ammiraglio Peary costruì un intero planisfero senza l'ausilio delle moderne coordinate geografiche, ma utilizzando solo le direzioni rispetto alla rosa dei venti e le distanze misurate dai marinai. Da questo punto di vista, l'esercizio intellettuale e tecnico dell'ammiraglio turco desta ancora oggi grande e giustificata ammirazione. Eccoci al punto, ma analizziamo tutto nel dettaglio. Occorre anzitutto dire che chi ha presentato la mappa come una realizzazione impossibile è partito in modo un po' superficiale. Erich von Däniken, per esempio, disse che fu ritrovata nel corso del 1700, mentre per il saggista Robert Charroux fu ritrovata nel 1957. Pauvel e Bergier, invece, erano addirittura convinti che Peary Rice in persona l'avesse consegnata alla libreria del Congresso di Washington nell'Ottocento. In tutta questa confusione, almeno fortunatamente, a nessuno è venuto in mente di citare come realistica l'appartenenza di Peary Rice alla setta degli assassini, come compare nel videogioco Assassin's Creed Revelations. Fondamentalmente, le teorie e le spiegazioni che Hancock, von Däniken e gli altri autori legati a idee pseudoscientifiche sostengono si costruiscono su un errore di valutazione. Lo studioso e appassionato di misteri, nonché grafico e artista, l'amico Diego Cuoghi, che ha studiato a fondo le mappe misteriose e in particolar modo quella di Peary Rice, scrive nel suo sito a cui vi rimando: così come nessuno oggi crede che siano mai esistiti gli strani abitanti della regione del lago Baikal, non si dovrebbero considerare come testimonianze geografiche assolutamente certe e credibili nemmeno le antiche mappe di navigazione cinquecentesche, redatte prima della scoperta di precisi metodi di rappresentazione cartografica e soprattutto delle tecniche per calcolare in modo accurato la longitudine. In quel periodo le carte geografiche utilizzavano molto il simbolismo, potevano così cambiare posizione ai punti cardinali, enfatizzare la grandezza di una nazione più potente delle altre. In molti casi le mappe non derivavano da osservazioni dirette, ma da altre mappe precedenti, più o meno adattate alle pretese di nazioni come Spagna e Portogallo, in contrasto tra loro per il dominio sulle terre scoperte di recente. Teniamo anche presente che fino al 1507 si credeva che le nuove terre scoperte, prima da Colombo e poi da Vespucci, non fossero parte di un nuovo continente, bensì facessero parte dell'Asia. Per questo motivo certi cartografi univano parti dell'estremo oriente conosciuto con parti delle nuove terre da poco esplorate, aggiungendo così terre incognite a sud. Inoltre, capitava spesso che i disegnatori delle carte geografiche usassero come fonti di informazioni anche testi leggendari, come l'Epistola Presbiter Johannes o la Navigatio Sancti Brandani, oppure resoconti di viaggi fantastici, come quello di Sir John Mandeville. Le mappe medievali, scrive a questo proposito Umberto Eco, non avevano funzione scientifica, ma rispondevano alla richiesta di favoloso da parte del pubblico. Vorrei dire, nello stesso modo in cui oggi riviste in carta patinata ci dimostrano l'esistenza dei dischi volanti e in televisione ci raccontano che le piramidi sono state costruite da una civiltà extraterrestre. Peary Rice, nelle numerose note scritte ai margini della mappa, afferma anche che la carta venne redatta a partire da 20 carte più antiche e 8 mappamondi. E a questo proposito è da notare che, pur essendo questa mappa, come tante altre, piena di testi e didascalie chiare e leggibilissime, gli autori che la usano come prova per le tesi fantarcheologiche non ne citano che pochissime frasi, ovviamente solo quelle che fanno loro più comode. Ma veniamo al punto più importante. Nella mappa di Peary Rice, l'unica parte abbastanza particolareggiata dell'America del Sud appare la costa dell'attuale Brasile, ma il Rio dell'Amazzone, come diceva Tozzi, viene disegnato in due diverse posizioni. In una delle due sembra essere rappresentata anche l'isola di Marajó, scoperta ufficialmente nel marzo del 1500. Altre zone, invece, che già erano state esplorate come i Caraibi, sono disegnate in modo molto grossolano, con evidenti errori di proporzioni e orientamento.
In questa parte della mappa vediamo disegnata quella zona del continente americano in un modo incongruo, con una grande isola disposta lungo l'asse nord-sud che difficilmente possiamo identificare con Cuba, anche ruotando la mappa di 90 gradi in senso antiorario. Infatti quella non è altro che la rappresentazione della costa est dell'Asia, come era immaginata e disegnata nelle carte del XV secolo, probabilmente utilizzate da Colombo. Seguendo il filo logico, insieme a quello delle carte di Colombo, la grande isola nella zona dei Caraibi della mappa di Piri è identificabile con il Giappone, allora chiamato Cipango, come lo definisce Marco Polo nel Milione. Facilmente paragonabile alla raffigurazione dello stesso nel mappamondo di Martin Benaim del 1492, ricordate che l'ammiraglio si era basato proprio sulle mappe del navigatore genovese che, quando scoprì Hispaniola, credette di essere giunto a Cipango e quindi ecco il perché del Giappone in quella posizione. Non dimentichiamoci che in quell'epoca si riteneva che la Terra fosse molto più piccola di come in realtà e l'Asia veniva immaginata appunto al di là dell'Oceano Atlantico, non molto lontana dalle isole Azzorre o dalla leggendaria isola di San Brandano, isola che compare anche nella mappa di Piri Reis, pur non essendo mai esistita, se non nei racconti agiografici sulla vita del santo. Resta il fatto che anche dopo i viaggi di Amerigo Vespucci, che per primo si rese conto di trovarsi in un nuovo continente e non in Asia, verrà denominata America solo quella del sud. Per diversi anni si continuò a ritenere che le nuove terre scoperte a nord dei Caraibi facessero parte dell'Asia e che Cipango si trovasse poco a ovest di Cuba, come si osserva per esempio nei mappamondi del primo 500 di Giovanni Contarini e Francesco Rosselli. Per questi motivi, la mappa di Piri Reis, completata a partire da documenti più vecchi, assieme a qualche nuova conoscenza di terza mano, è una raffigurazione molto approssimativa delle nuove terre che si affacciano sull'Oceano Atlantico. Teniamo presente comunque che, mancando precisi strumenti di misurazione, il disegno di queste coste da poco scoperte avveniva sulla base dei primi resoconti di viaggio che descrivevano promontori, isole, estuari di fiumi e golfi. Le carte contenevano informazioni e dati geografici incompleti, non ancora correttamente calcolati e messi in proporzione l'uno con l'altro. Inoltre, la longitudine sarebbe stata calcolata in modo preciso solo nel secolo successivo. Così, nelle carte venivano usate notevoli approssimazioni e metodi diversi dall'una all'altra. E allora quell'Antartico che non dovrebbe esserci, come si spiega? Veniamo così al particolare che maggiormente entusiasma gli appassionati del mistero, l'estremità inferiore della mappa che da molti viene identificata con l'Antartide. Purtroppo questi autori, Hancock compreso, sostengono l'ipotesi senza fare nessun serio confronto cartografico e nessuna verifica, limitandosi a prendere per buone le affermazioni di Charles Hapgood e del tenente colonnello Harold Holmeyer, che abbiamo già citato. Ma se davvero la carta di Piri è così precisa come si afferma e quella raffigurata in basso è l'Antartide, perché nessuno spiega come mai questa strana Antartide risulta attaccata al Brasile invece di trovarsi a più di 4.000 km a sud? Che fine hanno fatto i 2.000 km di costa che separano il Brasile dalla Terra del Fuoco, praticamente tutta l'Argentina e la Patagonia? Se poi sovrapponiamo le due linee costiere, possiamo facilmente renderci conto che la pretesa corrispondenza con la realtà è solo apparente, anche senza essere esperti cartografi. Basta osservare con attenzione quella parte di mappa per accorgersi che vi è rappresentata l'estremità del continente sudamericano, nei modi approssimativi che permettevano le scarse conoscenze dell'epoca. La raffigurazione è deformata, piegata a destra, molto probabilmente per adattarsi alla particolare forma della pergamena. Le carte geografiche in quell'epoca servivano anche come strumenti politici. Disegnare una terra da una parte o dall'altra del meridiano chiamato la Raya, che faceva da confine tra l'area di influenza della Spagna e del Portogallo, poteva servire ad accampare pretese di possesso dell'una o dell'altra potenza marinara, nonostante il trattato di Tordesillas sancito da Papa Giulio II nel 1506, che di fatto divideva il mondo in due.
Ai portoghesi sarebbe stato conveniente che la costa dell'America del Sud, sotto il Brasile, curvasse decisamente a destra, verso l'Africa, in modo da rientrare nei 180 gradi assegnati al Portogallo dal trattato. Proseguendo su questa strada, possiamo provare a ruotare di 90 gradi in senso antiorario una carta dell'America del Sud. Ecco che paragonandola alla mappa di Piri Reis si riconoscono, seppur deformati, alcuni particolari come il Golfo San Matias e la penisola di Valdés, già raggiunti da Vespucci. Volendo azzardare, si potrebbe identificare all'estremità la Terra del Fuoco e l'imboccatura dello Stretto di Magellano con il caratteristico piccolo golfo. Se osserviamo bene questa parte della mappa, quella che dovrebbe rappresentare l'Antartide, notiamo il disegno di un serpente. In questo punto Piri Reis scrive nelle note: questa terra è disabitata, tutto è desolato, e si dice che siano stati trovati grossi serpenti. Per questa regione gli infedeli portoghesi non sono sbarcati in queste terre che si dice siano molto calde. Certamente una descrizione del genere non ha niente a che vedere con l'Antartide. Per quanto riguarda invece la questione delle Falklands, probabilmente ritratte nella mappa turca, nel 1507 il cartografo e umanista Martin Waldseemüller disegnò nella sua carta Universalis Cosmographia un gruppo di isole al largo del 50° parallelo. È quindi possibile che, pur non essendo documentato ufficialmente, qualcuno dei navigatori che costeggiarono l'estremità sud dell'America nel primo decennio del 500, come Vespucci, Ebino Palmier de Gonneville, abbia effettivamente avvistato un arcipelago e ne abbia fatto menzione. Uno studio sulla storia delle isole Falkland suggerisce questa ipotesi, e proprio dalle esplorazioni di Vespucci e dai suoi resoconti di viaggio deriva la carta di Waldseemüller, il primo documento in cui compare la parola America, data dall'autore al nuovo continente in onore di Amerigo Vespucci. Anche questa carta può essere stata alla base del lavoro di compilazione realizzato da Piri Reis. Dopo l'ultimo viaggio di Vespucci, le spedizioni alla ricerca di un passaggio verso l'Asia si moltiplicarono, sempre con risultati negativi, fino al 1520. Non è quindi azzardato pensare che prima del 1513 altre spedizioni possano aver percorso il breve tratto di costa che rimaneva fino allo stretto che si trova al 54° parallelo e che prenderà il nome da Magellano, che lo attraverserà raggiungendo le Filippine. L'aspro territorio a sud dello stretto all'epoca era già ritenuto l'estremità settentrionale di quel grande continente, la Terra Australis Incognita. È la dicitura che in molte carte e planisferi di quel periodo si legge sulla terra al di là dello stretto di Magellano, che viene chiamata del fuoco a causa dei falò dei villaggi intravisti dal navigatore durante la traversata. Una volta appurato che quella terra impossibile non è l'Antartide, cosa rimane dell'Atlantide sotto ghiaccio? Flavio Barbiero riconosce con onestà che tutte le congetture possono essere considerate indizi suggestivi e che solo il ritrovamento di tracce archeologiche di Atlantide potrebbe trasformarli in prove. Basterebbe trovare anche solo un mattone per dimostrarne l'esistenza, ha detto l'ingegnere, e rivoluzionare dalle fondamenta tutta la storia antica e la geologia. Purtroppo quel mattone non è ancora stato trovato, come non sono state mai trovate tracce di vita preistorica sull'Antartide, ma non ce ne sono nemmeno nei luoghi in cui gli Atlantidei avrebbero riparato dopo il diluvio. Se davvero questi uomini così evoluti portarono la civiltà in America, Africa e Asia 10.000 anni fa, non ne esistono tracce. Risposta di Barbiero è che gli Atlantidei, essendo marinai, si stabilirono principalmente sulle coste dei vari paesi, coste che in seguito allo scioglimento dei ghiacci finirono sommerse a 130 metri di profondità. Allo stesso modo, i resti delle città atlantidee, create quando il Sahara era fertile, sarebbero finite sotto la sabbia del deserto. In effetti sembrano molto sfortunati questi Atlantidei. Si tratta di un'ipotesi affascinante, ma molto meccanicistica, che si fonda su presupposti allo stato attuale delle nostre conoscenze non dimostrabili, ha commentato per esempio l'archeologo e scrittore Valerio Massimo Manfredi. Lo zoologo, altro amico Giorgio Bardelli del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, specifica che in Antartide non è mai stata trovata alcuna prova dell'esistenza di una civiltà umana. Nemmeno la geoscienza lascia spazio a equivoci.
Nell'immaginazione popolare, le variazioni climatiche vengono spesso associate a uno spostamento dei poli, ma le evidenze geologiche dimostrano che variazioni del clima sono normalmente dovute ad altre cause, astronomiche, geologiche, del sistema climatico, lo dice Francesco Paolo Sassi del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova, che continua: la paleoclimatologia è in grado di documentare le variazioni climatiche degli ultimi 10 milioni di anni e non c'è evidenza geologica di un impatto intorno ai 10.000 anni fa che abbia prodotto un raffreddamento climatico. Ma allora, se non ci fu una glaciazione istantanea, come poté quel mammut, vi ricordate, congelarsi avendo nello stomaco erbe che crescono in zone temperate? Ci viene in soccorso nuovamente Bardelli. I mammut popolavano ambienti di tundra, come quella che oggi si trova nelle regioni più settentrionali dell'Eurasia o del Canada. Non si trattava quindi di ambienti temperati, ma nemmeno coperti di ghiaccio. Erano in genere pianure, ricche di licheni, muschi, piante, erbacce, ma anche di alberi tipici dei climi freddi, come betulle e conifere. La breve estate artica, con il disgelo della porzione superficiale del terreno ghiacciato, il cosiddetto permafrost, trasforma una parte di questi ambienti in zone acquitrinose, nelle quali i mammut e altri grandi animali potevano rimanere intrappolati e morire, per poi conservarsi integralmente per via del gelo. In più, i mammut non si sono estinti contemporaneamente dappertutto, come sarebbe dovuto accadere in seguito a una catastrofe improvvisa. Gli ultimi esemplari sono sopravvissuti fino all'Olocene, cioè fino a meno di 4.000 anni fa, nell'isola di Wrangler, nel mar glaciale artico. E tutte le altre specie animali estintesi di colpo 10.000 anni fa? L'estinzione della grande fauna pleistocenica non è avvenuta simultaneamente in tutto il mondo, spiega ancora Bardelli. Alcuni studiosi pensano che l'uomo possa aver avuto un ruolo nella scomparsa di molte specie, visto che le date coincidono grosso modo con la colonizzazione di quelle terre da parte della nostra specie. Ma la questione è controversa. In ogni caso, come per tutte le altre crisi biologiche, anche quella della megafauna del Pleistocene è verosimilmente dovuta a un complesso di ragioni che non hanno agito contemporaneamente e nello stesso modo in tutti i continenti. A quanto pare, quindi, non ci sono atlantidei surgelati sotto il ghiaccio dell'Antartide, sebbene l'idea della civiltà perduta, decantata da Platone, piaccia molto agli ingegneri. Oltre a Barbiero, anche il tedesco Otto Muck, secondo cui Atlantide sprofondò in seguito all'impatto con la Terra di un corpo proveniente dallo spazio. Era stato anche lui un ingegnere. Così come un altro italiano, Marco Bulloni di Sondrio, che ritiene di aver trovato l'isola perduta. Anche lui, come Barbiero, pensa che si trovi in un luogo oggi freddissimo, ma che forse un tempo non lo era. Non l'Antartide, però, bensì l'Artico. Bulloni, infatti, è convinto che Atlantide corrisponda alla Grande Solovetsky, un'isoletta del Mar Bianco tra Russia e Finlandia, sede del primo gulag sovietico. Tutto è iniziato con la ricerca di un'isola che avesse una conformazione simile all'Atlantide descritta da Platone, spiega Bulloni. Ed è così che con il programma Google Earth ho riscontrato una profonda coincidenza tra la Grande Solovetsky e l'Atlantide dei Greci. L'illuminazione è arrivata sovrapponendo il contorno dell'isola russa a una mappa tracciata dal geografo Athanasius Kircher in base al racconto platonico. Le sagome coincidevano perfettamente. L'ipotesi è diventata un libro, Ho scoperto la vera Atlantide, nel quale si citano alcuni indizi, commercio di ambra tra greci e finnici e sull'isola i resti di antiche mura e di templi. Elementi ancora troppo ambigui per gridare al successo, senza contare che l'isola immaginata da Kircher era grande quanto un continente, mentre Solovetsky è ampia 246 km quadrati. Ma il bello di un luogo fantasioso come Atlantide è che ognuno lo può cercare ovunque e ovunque lo può trovare. Siamo giunti alla conclusione di questo lungo viaggio con Pieri Reis, la sua mappa e le affascinanti, seppur approssimative teorie pseudoscientifiche che la accompagnano da tanti anni. Nonostante sia stato chiarito come non ci sia nulla di impossibile o fantastico nella sua carta, è doveroso specificare come il lavoro dell'ammiraglio turco sia reale e assolutamente splendido.
Solo a settembre scienziati dell'Università di Yale hanno dichiarato come un'altra famosissima mappa, quella di Vinland, sia un falso, databile al XX secolo. E questa volta le prove scientifiche sono precise. Le tracce di titanio rilevate nell'inchiostro fanno parte di un composto prodotto per la prima volta negli anni 20 del 1900 e la spettroscopia di fluorescenza raggi X ha identificato questa incongruenza in tutto il documento. La mappa di Vinland è un falso, afferma Raymond Clemens, il curatore della Beneke Rare Book and Manuscript Library della Yale University, dove è conservata la mappa. Non c'è alcun ragionevole dubbio qui. Questa nuova analisi dovrebbe porre fine alla questione. Mappe false, come quella di Vinland, e mappe vere, come quella di Piri Reis. Alla fine, come scrive il filosofo Immanuel Kant, la geografia supplisce ai viaggi ed estende considerevolmente le nostre cognizioni. Essa ci rende cittadini del mondo e ci mette in correlazione con le nazioni più remote. Senza di essa siamo limitati alla città, alla provincia, al regno nel quale viviamo. Con essa, malgrado tutti i legami, null'altro siamo che figli di natura. Io vi ringrazio per essere stati con me sulla rotta delle grandi esplorazioni. Ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia pagina Patreon, la mia isola del mistero, dove condivido molti contenuti esclusivi, dietro le quinte del mio lavoro, un corso di indagine del mistero e molto altro. Ringrazio anche coloro che arrivano su Tipeee e che desiderano aiutarmi a organizzare il primo tour dei naviganti che mi porterà ad attraversare tutta l'Italia e che ci darà la possibilità di incontrarci. Stiamo quasi per completare il primo obiettivo, ovvero l'organizzazione di 3 appuntamenti, uno al nord, uno al centro e uno al sud. Ora dobbiamo proseguire per aumentare gli eventi e raggiungere altre zone d'Italia, quindi unitevi anche voi, ci sono tante sorprese che vi aspettano. Ancora un paio di segnalazioni. Da oggi per il Black Friday e solo fino a lunedì 29 novembre, Cyber Monday, sono aperte le iscrizioni al mio corso di psicologia dell'insolito a una quota molto ridotta. Andate al sito massimopolidorostudio.com per scoprire di che si tratta e non perdete l'occasione. Un'ultima cosa, se vi incuriosisce o siete appassionati di mentalismo, l'arte che sembra simulare straordinarie facoltà della mente, ebbene, la prossima settimana avrò importanti notizie per voi. Restate sintonizzati. Per ora noi ci fermiamo qui, ma ci rivedremo venerdì prossimo con un nuovo misterioso episodio di Strane Storie. A presto! La vita può essere molto difficile a volte. Già, è proprio così. Cosa intende dire di preciso? Beh, ricordo ancora quando da ragazzo mi trovavo per la strada e avvicinavo qualche vecchina dicendo: la prego signora, non avrebbe $10 da darmi? Mi servono per raggiungere la mia famiglia. Oh, mamma, e dov'era la sua famiglia? Ma al cinema. Era una vita molto difficile. Mamma mia.